Lui mi disse, va bene, verrai un mese a Los Angeles per discutere un po' della sceneggiatura. E dopo un po' andai a Los Angeles, non c'ero mai andato, una città che amo molto, anzi una non città che amo molto, c'è un enorme parcheggio. E lui mi venne a prendere all'albergo, mi portò a casa sua, ma non andai per una stradina steccata. E a un certo punto vedemmo un cane con dei cagnolini, dice quello, dice vedi, era un coyote, la sua famiglia. Perché a Los Angeles così insomma ti incontri il deserto proprio dietro casa. E andavo tutti i giorni a casa sua e parlavamo di tutto, dell'eternità, della vita, della morte, eccetera, mai del film. E allora ero contento perché voleva dire che non c'era nessun tipo di pregiudizio da parte di Marlon. E poi tu volevi sapere anche dopo. Durante. Ma Durante era una pacchia. Un film pieno di anche di dolore, perché insomma è la storia di un personaggio disperatissimo. Che va verso un suo destino che forse lui conosce da prima. Durante le riprese c'era una grande armonia tra tutti. Ho ritrovato una vecchia intervista dove anche Maria diceva di come era contenta alla fine. Come era contenta, di come era tu. E dice, mi ricordo che dice anche, non era una troupe di voyeur come c'era sul film di Vadim, che aveva fatto un piccolo ruolo in un film di Vadim, dove dice che c'era una troupe di voyeur. Invece la nostra troupe italiana, non so, forse erano guardoni. Comunque, insomma, le cose andavano giorno dopo giorno. Jean-Pierre Léo, che girava solo il sabato, perché Marlon di sabato non lavorava, invece la troupe italiana all'estero lavorava anche il sabato, e lavoravamo e facevamo tutta la parte di Maria e Léo. Al sabato, lui diceva, io sono l'attore di Santì, proprio il sabato. Ed era contento perché la sua paura fin dall'inizio era di incontrare Brando. E solo al nome Brando Jean-Pierre cominciava a tremare. E forse è riuscito a incontrarlo.